Amici di Driver, a tutti il più cordiale saluto. Permettetemi ovviamente di salutare gli amici che seguono dalle nove televisioni in giro per l'Italia che trasmettono il segnale e la trasmissione di Driver. Marco Pacaniella, come sempre, Buonasera al mio fianco. A tutti. Questa sera, se mi permetti, le presentazioni le voglio fare io. Assolutamente. Perché chiaramente abbiamo innanzitutto un tuo grande avversario, amico certo. ma anche avversario. Molto amico. Molto amico e talmente. Siamo avversario. sempre stati eh, molto legati e molto nemici, ovviamente, in gara. Perfetto. Le, le amicizie. Si, si vedono lì nel momento del, del bisogno in gara, ma quando si ha il col casco in testa. Ci non si è dimentica amici, esatto. anche di amicizia. Allora, lui è Marco Belli, che da 30 anni Buonasera. è un professionista del mondo dei rally, uno che sicuramente la storia la sa raccontare e ovviamente ce la racconterà. Al suo fianco abbiamo un giovane pilota e parlo di eh, Giacomo Scattolon, Buonasera. che eh, tra l'altro sta correndo il campionato europeo, è campione italiano 2014 per quanto riguarda la classe Under 25, quindi è un ragazzo giovane, giovanissimo. E eh, alla sinistra un argomento interessante che soprattutto dovremmo portare avanti ma non solamente nella nostra trasmissione ma in altre tutto. televisioni eh, l'argomento che eh, ci tocca un po tutto lui innanzitutto lo presento è artiglio rubino che è anche il portavoce di un gruppo di imprenditori di aziende di bologna eh, lui porta avanti il progetto educazione stradale però visto che stiamo parlando di rally, di, sera, automobilismo Marco, di automobilismo è molto legato genere. al discorso sicurezza stradale perché eh, diciamo, è la prima base del, di ogni pilota, essere sicuri e essere tranquilli quando si corre. E, se non c'è sicurezza stradale non ci può essere competizione Beh, Da chi cominciamo dei nostri ospiti? Ah, eh, rompiamo di... il ghiaccio esatto, con, Marco, con Marco, Marco Visto che è, è, il più, <ride> è il più grosso li dobbiamo fare subito le, le scarpe come si suol dire <ride> E gli onori sono di casa ovviamente Allora Marco chiaramente abbiamo parlato di te come un personaggio eh, che da 30 anni eh, parte nelle competizioni rallystiche ma come nasce questa grande passione per il mondo delle quattro ruote e soprattutto il mondo dei rally? Ma io ero, abito, abito in un paese eh, della collina vicino a Reggio Emilia, tra Reggio Emilia e Modena. C'era una passione abbastanza eh, forte legata all'automobilismo perché avevamo un primo attore nel, nel nostro paese che era Giuliano Maioli che portava in giro i colori del, del, del famoso team lupo, che era il nostro, nostro fiorallocchiello. E noi eravamo tutti quanti molto appassionati. E io seguivo sempre, perché lavoravo in un'azienda dove facevano i cerchi in lega leggera, che si chiamava RG, seguivo sempre un ragazzo che correva per le RG. Combinazione, il destino voluto, non, non so come mai, che lui il giovedì, prima di partire per la gara, saltando giù da un bancale, si ruppe la caviglia. Ah. Al che il proprietario, che aveva già preso la macchina in affitto, mi disse che c'era pronta la macchina. Io non avevo una lira perché ero giovanissimo, avevo 19 anni e mi misi in questa competizione senza sapere neanche da che parte giravo. Il risultato fu abbastanza buono perché i tempi c'erano, eh, la voglia c'era, la passione anche, lui non ha mai più corso perché aveva più di 50 anni, ho iniziato io. Beh, a volte il destino ti aiuta. Eh? Sì, a volte sì, a sì, volte sì, E sì, 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 sì. il tuo caso sicuramente. Ma E eh. poi da lì è, di, di, di chilometri sotto le ruote ne ha fatti tanti anche se. Sì, ho fatto circa 370 gare. Eh, vinto un po' di gare, qualche campionato, sì, ho, ho lottato con, con degli amici come ha detto Marco, lui è uno di quelli che andava veramente molto forte con la Mitsubishi e altri due che penso che sia stato il momento dove mi sono divertito veramente tanto con il povero Sardelli che purtroppo non, è, man, è, è mancato quest'anno e Ambrosoli che erano... erano Quattro, che, eravamo in quattro, eravamo quattro, quartetto che veramente cetra. Eh, veramente una lotta fuori e quattro moschettini. quattro moschettini aveva e... un video. Marco, ti faccio sì. una domanda. Eh, perché proprio Mitsubishi? Eh, la casa? Ma sinceramente, sinceramente è stato un caso, provare una 4x4, una Mitsubishi, sono stato chiamato da una squadra che era al Serio Promotion per provare questa macchina, mi sono innamorato ma soprattutto mi sono innamorato anche, devo dire la verità, della sicurezza della Mitsubishi perché come anche Marco potrà ben dire è una delle macchine più sicure che ci sono nell'ambiente realistico, è una macchina robusta, è una macchina molto forte, tipo un VRC vero, sì. eh, non ha quella potenza, non ha, non ha le caratteristiche di un Super 2000, è un, gruppo, 2000, N, è un gruppo N. È una macchina di sera mm, esatto. Rinato, gruppo caso. R, però, esatto. però insomma, è una macchina che a me mh, fonde proprio una, una sicurezza giusta. Beh, anche tu, anche lui le me usate poi, praticamente tutte, tutte, da 5, 6, 7, 8, 3, 9. 3, io ho usato la 3, 4, 4 3, 4. Io è partito prima, 4, 5, 6, 7. Tutte fino alla Levo 10, eh. Ma c'è al vostro fianco sicuramente qualcuno che le Mitsubishi le utilizza ancora e le usa, direi bene, perché se fa parte delle. Direi che saremmo, saremmo in difficoltà a andargli contro eh, adesso eh, eh, sì. perché, tra l'altro, si dice largo i giovani eh, e lui mi sembra un ragazzo giovane. Infatti, oh. questo successo nella under 22. Eh, conferma chiaramente la sua carta d'identità. Sì. Giacomo Scatolone, allora facciamo un biglietto da visita per presentarti, farti conoscere di più, visto che so che gli appassionati ci tengono molto a conoscere i veri protagonisti del mondo dei rally. Ti interrompo un secondo, anche perché lui in Italia corre poco ultimamente perché si è dedicato al campionato europeo. Sì ovviamente la cronaca italiana <ride> purtroppo nei rally non si sente mai perché si sente solo quando succedono certo. le, delle situazioni nefaste e quindi non sappiamo le tue gesta nel mondiale solo tramite televisione che ovviamente ci fa vedere le, le immagini del campionato che stai partecipando ed è troppo poco esatto <ride> <ride> beh certo e se iniziamo dall'inizio dall proprio quando ho iniziato a correre la mia passione arriva comunque uh, da mio papà che è lui che me l'ha trasmessa e dopodiché ho iniziato a correre in vari campionati in Italia e poi abbiamo coronato il campionato italiano nel 2014 con la vittoria e mm. all'epoca usavo due ruote motrici. Poi grazie comunque anche a Marco che mi ha spronato ho provato un quattro motrici, un Mitsubishi e diciamo che ho iniziato subito con l'ultima versione. E da lì, dopo due gare di apprendimento, ho deciso quest'anno di partecipare al campionato europeo e per adesso stiamo andando abbastanza bene. Facendo... Siamo Come secondi in campionato. campionato. Ah beh, insomma, il eh, via sua visita ti direi che eh, ci presenta sì, un eh... pilota vincente. Ed è rientrato ieri con la vittoria dai pre. Ecco, allora, quindi questo andava sicuramente detto <ride> perché è giusto che eh, venga eh, dato onore e merito a chi giustamente gareggia in questo mondo. Eh, allora, eh, che differenza c'è correre in Europa e correre eh, in Italia? Beh, eh, la differenza principale è che mh, le strade sono molto diverse da quelle italiane. Tenute meglio, immagino. <ride> Ma eh, più che tenute meglio, proprio sono diverse in tutto il contesto. Eh, qua abbiamo molte curve, abbiamo velocità più basse, invece là si fanno velocità più alte. Eh, con comunque meno curve eh, alcune strade hanno dei pezzi molto veloci con delle grandi staccate e a parte comunque la base è sempre una eh. Eh, tanto sei capace di guidare in Italia come se capace di guidare all'estero certo però devi comunque abituarti. Beh, ovviamente le situazioni sono diverse, anche perché nel... sono gare che probabilmente non hai mai corso, giusto? No, o no. hai già partecipato agli no. altri eh, anni? No, per me quest'anno era il primo anno eh, per correre all'estero e comunque diciamo che durante il campionato ho trovato ogni gara diversa dall'altra, eh, con situazioni meteo diverse. Da, dalla mattina al pomeriggio come da un inizio prova a un fine prova invece qua di solito si riesce abbastanza a zeccare le previsioni le gomme del tempo e certo. Dicendo, certo. invece mi sono trovato a partire in una prova di 25 km con la pioggia alla partenza a metà c'era la nebbia e verso la fine c'era un sole e 30 gradi e come si scegliono le gomme quando la situazione è questa? vai in base alle percentuali e speri di aver fatto la scelta giusta c'è qualcuno che ne sa qualcosa <ride> e ovviamente ha già riso. Non, eh, non, non, giriamo, non giriamo il coltello nella piaga, anch'io riso. Beh, Evidentemente è, è cosa diffusa. Eh, Attilio, io vengo da lei, ma. Però vorrei fare della seconda parte, perché voglio concentrarmi un pochino di più su quello che è il vostro progetto, che lo ritengo una cosa molto interessante. Andremo avanti ancora un attimino, abbiamo circa tre minuti, quindi spremiamo i nostri due ospiti. Assolutamente Andando sì. avanti, soprattutto con, con Giacomino Scatolon che eh, ci sta forse regalando un titolo europeo. Che cosa manca per arrivare a questo, a questo titolo continentale? Un po' di fortuna e sicuramente. Manca beh, la fortuna, penso che sia la base, perché puoi essere bravissimo, ma se non hai fortuna... Eh, e non, non ce la fai arrivare e centrare gli obiettivi. Uh, manca sicuramente un po' di budget perché quest'anno appunto perché facevo conto di, di, far, di fare un campionato uh, per fare esperienza uh, ho scelto praticamente nelle prime tre gare tre macchine diverse e seppur la macchina al di fuori sembra la stessa cambia il team, cambia il rapporto con i meccanici ci sono tante tanti fattori di retroscena che uno, per una persona che guarda non può, non può capire. Mm. E niente, a parte quello, poi ci ma manca magari... <ride> un po' di esperienza eh l'esperienza la, sta, eh. la stai facendo la stai sul campo ovviamente, ovviamente anche perché avendo corso diciamo sempre fuori da questo campionato per te sono gare tutte nuove quindi ricordiamo che hai due passaggi a prova come nel, sì. nel campionato del Mondorelli e poi bisogna andare al 100% certo. e saper amministrare la macchina saper amministrare le gomme perché le prove non sono come nelle gare qua da 4, 5, 6 km ma come dicevi, te, è da 25, 30 sì. km quindi l'amministrazione la, del mezzo è determinante per certo. far sì che ci sia il risultato poi finale Senti noi abbiamo visto qualche immagine che ti vedeva protagonista ma mi sembra che la tua guida sia la guida tranquilla non quella sporca da spazzolate così confermi oppure è solamente la mia ipotesi? Sì in effetti sono portato un po' a quel tipo di guida perché detto sinceramente ho iniziato con i kart e questo mi ha segnato tra virgolette perché non ho la guida classica da rally eh, con la macchina sempre di traverso, ma cerco sempre di tenere mh, delle traiettorie abbastanza lineari e ah, pulite, certo. cercando di sfruttare il più possibile la strada. Marco Belli, eh, la tua guida invece com'è? Anche io di solito sono abbastanza pulito, eh, forse quando ero più giovane mh, mi azzardavo molto di più. E cercavo magari il tempo anche con la cattiveria. Ora cerco più di guidare di mestiere, di essere un po' più preciso e di andare via con un passo giusto, ma che comunque potrebbe fare male. È l'unica cosa che possiamo s piano sappiamo, piano. Sappiamo benissimo che in ogni caso. Il guidare sporco non è mai redditizio non è senso, redditizio la pulizia e la linearità Anche mia, è da quale sì. pulpito eh no, lo <ride> <ride> ma lui, lui proprio non riesce no, lui, lui metteva la, tu vedevi arrivare la Mitsubishi arrivava prima dietro che davanti eh, cioè lui ha fatto così proprio la sua guida e lui è un funambolo sotto questo aspetto è molto bravo io non riuscirei a fare certe cose come magari lui se viene in pista non, non ne viene fuori esatto, esatto. Bene, allora a questo punto noi diamo spazio alla regia per qualche minuto e poi torniamo ancora in studio con i nostri ospiti. Allora, eccoci qua per la seconda parte della trasmissione Driver, Marco Pacanieri, questa sera abbiamo degli ospiti importanti e eh, sì. stiamo parlando di diversi argomenti, eh, ovviamente il mondo dei rally è, è sempre dentro il nostro driver è, è impossibile che ci, non ci sia esatto, eh, però avevamo detto nel corso della parte precedente che avremmo parlato di un progetto di educazione stradale quindi lo facciamo direttamente con il uh, dottor Attilio Rubino che è il portavoce di un gruppo Buonasera. di imprenditori di aziende bolognesi che cosa tratta questo argomento oltre alla sicurezza stradale e da come nasce questa idea? Beh, diciamo che questa idea è nata, ci sono dei, dei trascorsi eh, da quando anni fa io ho sempre avuto un po' la passione delle, delle auto, delle auto d'epoca, eh, oppure frequentando anche dei club eh, di, di macchine sportive. Eh, sono socio del Ferrari Club di Zola Predosa da, da tantissimi anni e. Diciamo che ho un figlio, ho un paio di aziende eh, dove produciamo cinghie dentate per macchine automatiche, Bologna è mm, il cuore sì. delle, de, delle Le automazioni, automazioni. da alte prestazioni oltretutto, no? macchine automatiche. E quindi mh, diciamo ho un figlio che ne ho patentato e, e sai, da padre ci si pone questo dubbio no? Queste paure notturne. Eh, queste paure. Eh, ma tutti quanti siamo abituati a spesso a dire: beh, speriamo che non succeda mai nulla. No? E invece il mondo sta cambiando. Il mondo sta cambiando, le regole sono cambiate. Anche eh, i codici stradali le sono sempre più eh, sempre restrittivi sempre Ecco, si, si, è, si è andato sempre più verso il penale. E quindi l'idea di di non pensare soltanto a, a mio figlio, ma anche magari al figlio di alcuni miei amici imprenditori, e da lì è nata l'idea, ecco, ci siamo trovati. Ecco, diciamo che è nata anche mh, la conoscenza con questi altri imprenditori. Eh, dopo dei trascorsi che ci incontriamo con un gruppo di Business, net, eh, business Network International, no? mm -hmm. si chiama BNI. Ci si incontra e ci si fa scambio, ci si aiuta no? tra certo. imprenditori, eh, ci si incontra la mattina ecco, e da lì eh, frequentandosi nascono le amicizie, nascono le, sai quali sono le passioni comuni, allora eh, da lì è nato, ci siamo incontrati, anche loro avevano dei figli, eh, hanno dei figli e quindi l'idea di fare dei corsi di guida sicura... È diventata una cosa più. Un'idea comune. Nel senso, comune. tutti eravate sulla stessa lunghezza d'onda. Tutti pensavate che era importante insegnare Insegna ai figli ai a figli. avere un controllo della vettura in tutte le situazioni, perché purtroppo certo. le scuole a guida attuali non danno un insegnamento e una capacità Bravissimo. diciamo di controllo del mezzo. Perché insegnano giustamente la segnaletica le, le, le presenze e tutto ma il controllo vero e proprio della vettura non, non lo mettono in pratica invece secondo il mio punto di vista da, parlando da pilota è determinante perché certo. va a salvare o no, la possibilità di controllare un mezzo e quindi certo. andare a sbattere. E poi, soprattutto, l'Emilia Romagna cioè, ha una tradizione sui motori, voglio sopra. dire, è invidiabile, è invidiabile, è invidiabile, è invidiabile ci invidia da tutto il mondo. E quindi <ride> si può fare tanto per dare più educazione anche dentro le scuole, dentro, dentro diciamo, proprio far capire ai giovani che. È sciocco correre e, e sulle rischiare strade. sulle strade, ma magari fargli provare l'emozione di correre in sulla pista. Ma avere un casco, avere una macchina adatta e poter correre. In e capire pista. che ci sono delle regole che devono essere rispettate, come ci sono nel rally, no? Assolutamente. Ecco, noi vediamo delle immagini che ci portano a vedere quello che è il discorso eh, sulla sicurezza stradale fatta negli autonomi. Allora, questo chiaramente voi lo portate avanti come progetto e anche questi giovani li avvicinate a queste situazioni oppure è solo una cosa che fate a livello scolastico? Assolutamente no, diciamo che è lì proprio eh, il bello, cioè riuscire a dargli sia la, la parte teorica, che ma la anche pratica. fargli provare la pratica, cosa vuol dire le difficoltà che tu puoi incontrare eh, su, ecco su strada. Giustamente, perché mezzo eh, per diventa, per diventa un collegamento assolutamente oltre, bene, molto, oltre, molto stretto. Oltre all'educazione stradale sappiamo che il rally insegna che abilità è regolarità, certo. perché è nato come regolarità. E automaticamente questo per strada ci vuole l'abilità di schivare un qualsiasi tipo di di, di, di problema. È no. una regolarità perché non puoi andare oltre ai limiti che comunque ti insegnano. E Sai, forse detto da un insegnante viene considerato una lezione, una lezione. detto da Giacomo che sta facendo l'Europeo e che è un giovane come loro, è tutto un'altra c'è un'altra visione, sì, sì. un altro punto di vista che sicuramente sì. avvicina più il mondo sportivo Ai a giovani. quello attuale dei giovani. Bravo. Ecco, una domanda che vi faccio e che ovviamente fa testo perché è stata approvata recentemente una legge contro chi ovviamente non presta soccorso. La vostra opinione? Chiaramente parto da Marco e poi chiaramente passo a Giacomo e quindi ad Attilio. Cosa ne pensate di questa legge? Bisognava prima? Deve essere più restrittiva? Sicuramente. Forse siamo andati all'eccesso per quello che riguarda. Eh, il penale a livello di omicidi colposi perché se uno beve ha perfettamente ragione certo. se uno eh, va eh, si droga ha perfettamente ragione ci vuole anzi forse peggio se uno per 10 km sbaglia eh, perché purtroppo può succedere mentre vai non sì. te ne rendi conto e succede un incidente magari non hai neanche colpa essere aditato come omicidio Forse ecco quello... Anche perché ricordiamo che purtroppo <coughs> i limiti delle nostre strade sono riportati a 50 anni bravo, fa bravo. e dove c'erano vetture che purtroppo con quei limiti erano al limite. Al limite. Gioco di parole, parole, ma di parole <coughs> le vetture attuali hanno delle sicurezze attive e passive che ci permettono di andare a quelle velocità lì in piena sicurezza Bravo. senza problemi con i vari sistemi elettronici che ti, ti frenano se ti avvicini troppo e via dicendo eh, sono delle sicurezze passive molto alte per cui questi limiti tra virgolette rimangono un po' stretti sì. anche se ci sono e purtroppo bisogna, bisogna rispettarli vanno rispettati Giacomo cosa ne pensi tu? Ah, io condivido in pieno quello che ha detto Marco perché eh, comunque eh, l'eccesso non è mai giusto. E se poi parliamo dei limiti, eh, sì, in effetti alcune volte capita che ti trovi in, in, in situazioni dove il limite imposto è fin troppo, fin troppo basso, non rende neanche eh, scorrevole quel tipo di strada. Purtroppo ci sono, vanno rispettati, però ti trovi anche in alcune situazioni, eh, magari con imprevisti che tu non hai calcolato perché, comunque, eh, tutti, vanno, tutti si spostano in macchina durante il giorno, anche solamente per andare a lavorare e l'imprevisto è dietro l'angolo e essere punito per un imprevisto mh, secondo me è un po' fin troppo eccessivo, logico. Se poi è portato da altre cause, come può essere il bere o la droga, allora quello sì. Attilio, con lei io sfondo una porta aperta perché chiaramente il discorso che state facendo, il vostro sì. progetto ci fa capire tante cose. Sì, diciamo Ma... che lo stiamo facendo anche, pensiamo a un progetto anche che vogliamo portare avanti anche con le istituzioni no? a riguardo. Cioè essere Scuole di, soprattutto. Essere, perché ad esempio non tutti sanno che l'Emilia-Romagna per una serie di motivi, per come dove si trova, no? Eh, diciamo come crocevia è anche una regione con uno tra i più alti percentuali di incidenti. Sicuramente. Ecco. Forse al secondo, secondo posto, anche secondo per posto la, 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 la struttura delle strade, sì, che sì. sono questi rettilinei che così, sì. poi, poi le, le zone. Vien... Di Romagna, zone discoteche, ecco, locali cioè, molto, molto trafficati, di cose che vanno diciamo, a, a, sfavore. A, a, a sfavore di questa situazione. Questa situazione. Eh, però allo stesso tempo diciamo, queste, eh, noi dobbiamo in qualche modo fare in modo da portare anche dei dati, do, riuscire a documentare allora. che si può migliorare, si può fare qualcosa per far sì che questi incidenti siano sempre ridotti. Sì, no? certo, e quindi la sicurezza va, va vista mh, per le strade come anche nelle industrie. Sì, perché vostro, nel vostro progetto rientra anche la sicurezza sul lavoro. Giusto? Sul lavoro, certo. E quindi, diciamo così, mh, credo che mh, io, io potrei anche immaginare, visto un po' anche come particolare l'Italia o quantomeno... La nostra cultura e le nostre limiti stradali, che si potrebbe anche ipotizzare, anche poter fare. Non so, non, non è possibile che una panda 30, che ce ne sono ancora tante, o panda 45 che girano per strada, con i feri e tamburo. Eh, magari eh, sia da paragonare con una nuova eh, Giulia Alfa Romeo che frena da sola, certo, eh, certo. insomma certo. Ehm, si potrebbero fare anche forse di un, po di, un po' di distinzioni tra un modello e l'altro. Certo. Ovvio, di poi non diventa, di non diventa difficile far capire all'utenza... Il, la differenza tra chi ha la Panda 30-45 e chi ha la Giulia, lui va, io no, come mai, ma qua eh, però poi sta, diventa impegnativo fare quello, bisogna proprio partire da una sicurezza legata agli Bravissimo. allievi, agli, agli studenti e fargli capire queste, queste nozioni, questi tasselli molto importanti. Questo è importante, però questi limiti magari su uno stradone dove tu praticamente vai, non puoi fare più dei 50, cert con certe macchine non riesci neanche a mettere la, la terza, la, la terza e, e devi fare i 50. E poi magari... Ti arrivano, ecco, le, sanzioni. Ti arrivano le sanzioni. Marco, eh, come vi siete conosciuti, tu e l'altro Marco, quello che ti sta di fronte? E Marco, ci siamo conosciuti circa dieci anni fa al Rally del Casentino. Chi ha vinto quella sfida? Quella, <ride> quella sfida io l'ho vinta <ride> io. 1-0 l'ho no? <ride> vinta io, sì. <ride> <ride> eh, però la gara dopo in casa sua mi ha bastato. No, dico, è stato, sono stati dei begli anni, veramente. Ci siamo divertiti, abbiamo lottato, abbiamo vinto campionati delle volte io, delle volte loro. È stato bello, è stato molto bello, divertente, ma soprattutto perché c'era un bel rapporto. Eh, adesso le cose stanno un, po', un pochettino cambiando. C'è molto più mh, rivalità sotto l'aspetto sia sportivo che a livello di equipaggi. Eh, L'anno scorso abbiamo vinto un campionato con tanta fortuna, una perché comunque Marco ad esempio si è ritirato per vari motivi suoi, personali, non ha continuato il campionato e è stata una, una grossa fortuna per me perché avevo un avversario in meno, <ride> Tabarelli si è distrutto da solo perché comunque ha avuto due, due problemi in due gare e eh, avevamo un Marco Strata secondo me che... Era il vincitore perché era il più veloce, è stato anche qua, sì. è veramente velocissimo, è veramente un pilota giusto. Purtroppo nella seconda parte di stagione la sfortuna gli si è canita addosso perché, comunque, ha fatto un errore lui in quello che riguardava la Rally del Casentino, che ha lasciato la macchina in un bosco, e invece ha avuto sfortuna nell'ultima gara, veramente una sfortuna atroce, e non ha vinto proprio per quella motivazione perché, se no, aveva vinto le prime due gare ed era praticamente imbattibile. Imbattibile. È chiaro che io come Marco secondo me siamo due rompiscatole perché siamo sempre lì, se sbagli noi siamo lì. Vi fermo sulla parola rompiscatole perché adesso chiaramente dobbiamo dare ancora spazio alla regia e poi torneremo Marco ancora a parlare con te di questo discorso dei rompiscatole. <ride> Eccoci allora tornati in diretta per l'ultima parte di Driver con eh, ospiti importanti anche questa sera vi li ripresento perché sono Marco Belli da 30 anni sulla scena del rally il giovane... Fancherima eh? Fancherima <ride> <ride> fa anche il giovane Giacomo eh, Scattolone che è stato campione italiano e adesso è in corsa per il titolo europeo dove si trova al secondo posto nella classifica continentale e ovviamente Attilio Rubino eh, che ci parla del progetto educazione stradale e sicurezza avevamo interrotto a proposito di rompiscatole l'amico e non è rivolto a te Marco eh, ovviamente eh, Marco Belli si parlava proprio di questi outsider definiamoli così che forse è un termine più eh, gradevole e non come rompiscatole diciamo che eh, il tempo passa l'età avanza e sicuramente le doti velocistiche che potevi avere a vent'anni il coraggio che potevi avere a vent'anni piano piano il modo di essere manca, spregiudicati sì. dai. come ho detto prima guidi molto di mestiere e a volte quando trovi uno più veloce eh, stai lì gli soffi dietro perché comunque speri dell'errore ah, perché, perché certo. diventa difficile se più veloce più veloce eh, sicuramente andare a lottare contro un Giacomo che ha 27 anni diventa dura, eh, puoi avere la Mitsubishi, puoi avere la Panda, puoi avere eh, eh, qualsiasi macchina, sicuramente se ci fossero condizioni particolari sicuramente possiamo dire la nostra perché comunque eh, l'esperienza con Giacomo gioca molto, a vostro molto vantaggio molto, sicuramente. Sì. Giacomo, allora prossimo appuntamento, quando? Ah, prossimo appuntamento sicuramente un, la gara su asfalto del Barum e penso che sia la gara più adatta a, alle mie dotti guida perché comunque siamo sempre sull'asfalto e le gare che ci sono, le due gare in mezzo che mi separano da quella gara lì sono su terra, sì che mi sono trovato bene in Acropoli, in Grecia, però mh, stiamo valutando un po' se eh, cimentarci e buttarci in queste gare qui su terra o se aspettare che arrivi l'asfalto di nuovo e continuare a riprendere la corsa. Sì. Marco, eh, quante sfide hai avuto col tuo omonimo? Oh bestia, mi fai una domanda <ride> che farei fatica a risponderti, perché la, appunto il primo anno che ci siamo scontrati era al Casentino nel 2006, se non ricordo male. 2005. 2005. Per eh, cui cioè di anni di anno, eh. ne sono passati. Sì. E eh, In 5 anni, anni abbiamo Mitsubishi, corso tutte e due con le Mitsubishi senso. per cui abbiamo fatto tutte e due il campionato IRC che erano 5-6 gare mediamente. Per cui fai conto che una media di 5-6 gare all'anno per. Così ah una trentina, trentina di gare di volte mi siete escondi. Sì sì sì, 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 sì. Senti. Io vedo che tu hai in mano il solito sì, appuntamento, appuntamento dei, dei risultati, risultati che almeno certo. mettiamo, diamo alla gente le, i, Vabbè, i risultati certo. delle, delle varie gare che ci sono state in questo weekend. Partiamo con la gara di casa di Marco Rub, che c'è stato questo fine settimana, dove c'è stata la vittoria di Michelini, il secondo, al secondo posto Alerin e terzo Rovatti. Poi eh, c'è stato l'isola di Sardegna, in provincia di Nuoro. Dove ha visto la vittoria di Diomedi, secondo Musselli, e terzo Canalis. L'Alta Val di Cecina, provincia di Pisa, Senegalesi, Arzà e Santini. E poi la gara del Ticino che oltre confine, oltre confine che diciamo buona parte di 50% dei partecipanti era comunque italiano. E così, ha visto la vittoria di Gilardoni sì, sono, le sì, sono le immagini Sì, sono le immagini, ha visto la vittoria di Gilardoni al secondo posto che era il debutto Gilardoni con la i20 della, della Hyundai, al secondo posto Re e al terzo Carrone. E al nono? E al nono <ride> sono arrivato io, <ride> con la, ecco. con la, che anch io ho anche io debuttato con la DS3, che ho dovuto prendere un po' le misure, ah, beh, così. quindi ho fatto degli errori, come dicevamo prima, di gomme e, e per cui... È, il risultato va bene così. Sì, ti faccio una domanda, visto che Kevin Girardoni è stato il vincitore assoluto. Eh, secondo te è un pilota eh, rubato alla velocità e prestato al rally o viceversa? Allora, Kevin è un pilota molto eclettico perché ha la, la possibilità e la fortuna di partecipare a varie gare. L'anno scorso è venuto qua anche in trasmissione e la settimana successiva è andato a correre negli Stati Uniti, con le, eh, con le non con le Formula, le ma con le, con, le, con le NASCAR. NASCAR e Si è fatto, mi sembra, due gare con le nascara, corso con i carta, corso con i Formula, sta correndo nei rally, per cui sta mettendo ed è molto giovane soprattutto, quindi sta mettendo a frutto, sta mettendo sul, sulla, sulla brace tanta carne. E questo sicuramente le, gli servirà per crearsi un'esperienza futura e sicuramente portare avanti il suo sogno, che probabilmente sarà quello di arrivare a fare qualche gara di mondiale o magari tutto il mondiale. Sicuramente. Marco Belli, cosa ne pensi di questo Kevin Gilardoni che va forte? L'abbiamo visto anche a Monza, l'abbiamo visto qui al Ticino, l'abbiamo visto anche in pista. Insomma, come diceva il tuo omonimo Marco, è un eclettico, ma è uno che ha il piede pesante evidentemente. Ma secondo me eh, allora, corre per la mia scuderia, quindi non posso sicuramente parlare male, corre per la Movisport, però eh, penso che debba fare parecchia esperienza, soprattutto per quello che riguarda eh, il correre al di fuori delle strade solite. Eh, lui è andato molto forte, lì che conosce molto bene, sono convinto che per la prima volta ha fatto veramente un garone, è andato veramente forte eh, e l'ha dimostrato stando davanti comunque a personaggi che comunque lì ci... Ci vivono, ci vivono. Ci vivono. Eh, ci vivono. A parte e... ci vivono, ma anche il solo felice quest'anno era la quarta vittoria se avesse vinto, quindi ha vinto già sì. tre volte. Non, e è... non riesce così a, a, a esprimere questa, questa velocità nelle macchine magari di trofeo o nelle macchine magari inferiori dove ci mm -hmm. sono dei personaggi che anni, anni e anni di esperienza e, e cercano comunque sicuramente di stargli davanti e, e ci riescono. Io sono convinto che, se fa un po' di esperienza, sarà un bel pilota. Senza dubbio. Quando ti vedremo impegnato nel prossimo Rally? saremo a Rally del Casentino il 17 di. quindi potrebbe rinnovarsi un potrebbe, eh, io anticipo al condizionale, penso di no perché io penso che lui la Mitsubishi l'abbia abbandonata penso che abbia fatto un salto di qualità notevole e non penso che lui torna sulla Mitsubishi anche perché sarebbe dura anche per lui, quindi, <ride> molto dura già è dura per me che ci avrò sicuramente i vari Marco Strata i Pini che comunque ha dimostrato anche al Taro di avere un bel passo, certo. di essere bravo e questo è quello che andremo a fare poi si vedrà più avanti vedremo Attilio, sono terminate le scuole ormai si pensa solo alle vacanze il vostro progetto si ferma o va avanti? il nostro progetto non si ferma ci sarà diciamo questo periodo di luglio che servirà per, proprio per gettare, con, le basi. gettare le basi su questa idea che già ha avuto questi consensi importanti parte di questi imprenditori anche affermati, ognuno nel suo, nel suo settore. Specifico, ecco. certo. E faremo una giornata incentiva. Faremo, sì, faremo, faremo una, una giornata incentiva per far provare a questi ragazzi che cosa sono le macchine da corsa con noi di fianco. Sì, e e farete questo? Lo faremo a Bologna, nelle, Bologna. Sì, nelle, nelle colline bolognesi e anche loro comunque... se faranno parte di questa, di questa giornata e saliranno sulle macchine per rendersi conto di che cos'è veramente una macchina da gara, una velocità e da lì poi... E per... soprattutto la sicurezza che eh, dà la macchina bravo, da gara. Bravissimo, che è la cosa è... più importante esatto. capire che comunque qua sei in una, in una tranquillità anche se vai forte, nelle macchine stradali bisogna realmente andare piano. Quindi il vostro progetto è un progetto davvero interessante e speriamo che qualcuno raccolga la vostra proposta, la porti avanti e che non si svil sviluppi solamente nell'Emilia che ormai è, è la patria dei motori, ma che eh, non dico macchia, a macchia d'olio, ma a macchia di leopardo un po' in tutta Italia si parli di questi progetti, perché sicuramente la sicurezza fatta in pista, togliendo i ragazzi dalle strade e facendo vedere quali sono veramente le difficoltà, penso non abbia... Assolutamente, anche perché io sono sempre stato dell'idea, da quando ho cominciato a lavorare con, con l'amico Oliviero Bormolini e sul ghiaccio, ghiaccio a fare corsi di guida, eh, ho notato che quando gli dai delle, delle indicazioni, de, dei supporti, eh, qualsiasi allievo, giovane o datato che sia, eh, riesce a acquistare una sensibilità di guida che poi metti in pratica anche sulla, sulla strada normale tutti i giorni. Quindi, hai, acquisisci delle... delle particolarità e delle correzioni che per, ti permettono di essere tu più tranquillo e essere più sicuro nei confronti degli altri. Giacomo, la domanda tua diretta, allora, la gara più bella, quella che ricordi in modo particolare e che dici, caspita, io lì c'ero? Beh, senz'altro eh, l'Adriatico del 2014 perché è stata la gara dove sono riuscito poi a vincere sì. il campionato e... Uh, la gioia che c'era quel giorno lì uh, penso che sia molto difficile da ripetere speriamo che si ripeta ma comunque quella è la gara che uh, comunque ero, ero partito uh, così per dire spero almeno di riuscire a arrivare secondo perché non avevo mai corso su terra e poi invece mi sono trovato subito bene e, boh, siamo riusciti a coronare la vittoria. Io direi di ricordare il tuo navigatore, perché giustamente va diviso al 50% il successo. Chi era il tuo copilota? Il mio copilota all'epoca era Fabio Grimaldi. A cui ovviamente mandiamo un saluto. Ah, senz'altro. Marco Mentre Belli. adesso nel, nell'europeo non, non, non corri con Fabio, non corri con... Nell'europeo corro con Paolo Zanini, un navigatore di molta esperienza. Eh e, e questo abbinamento secondo me a... gioca, eh. Eh, sicuramente perché, eh, comunque, io non ho moltissime gare e lui, avendone fatte tante con tipi diversi di macchine, anche macchine molto più grosse di un Mitsubishi, eh, spesso riesce a darmi consigli e aiuti che io da solo non riuscirei ad arrivare. Marco, eh, adesso cosa chiediamo a questi signori? Eh, visto che abbiamo parlato di sicurezza stradale, del campionato europeo, delle sfide Mitsubishi. Allora potremmo parlare con, eh, con Marco. Marco che sì. ci, allora, dacci, raccontaci la tua gara più, più bella che ti sei goduto maggiormente. Ma si è stato davanti a lui eh, no. in <ride> Ma secondo me è una delle gare più belle è stato il Bologna. Dove abbiamo veramente lottato ai ferri corti sì, ai corti, che siamo arrivati tutti quanti in due, o tre decimi. Eravamo veramente. Quando, tu, quando lì... tu hai portato via il portellone della sì, macchina, di cioè fatto... abbiamo <ride> trovato delle condizioni veramente difficili. Difficili perché pioveva, c'era asciutto, non si capiva mai che come montare, come fare. Quindi. Ci guardavamo in faccia e tutti andavamo via nelle stesse condizioni. Cioè abbiamo lottato per non dire io monto gli Slick eh, adesso guardo poi lo frego. No, cosa monti? Intermedi, tutti intermedi. E ce la giocavamo io, lui, Ambrosoli e Sardelli, sempre in quelle condizioni lì. Era è bello è era bello, per, era bello, ed è bello perché quando ci si incontra a correre così, ancora così fuori mm. dalla prova, ci si spetta tutti. Se uno mm. ha un problema ci si dà una mano. Cioè, in gara, come dicevo prima, mm. col casco in testa. Nessun amico fuori, ci si fa in quattro per aiutarsi, qualsiasi problema e ci sia. E lì era davanti Marco e dopo ha fatto un po' di legna e <ride> andai davanti io. <ride> Comunque, è vero, hai detto una cosa giusta: l'amicizia c'è, lo si vede anche sì. nel modo in cui vi parla. Ma rispetto e, di Marco. Ed è giusto sì. che sia così. Sì. Allora, Marco anzi entrambi Marco eh, siamo arrivati al termine guarda un po' l'aziendamento io volevo dire una Vai. cosa che è ancora sì. aperto le iscrizioni del Driver Car Cup sì. che si terrà, inizierà il 6 di, di luglio con la prima sfida le tre sfide il vincitore di questo questo campionato questo mini campionato vincerà una gara con la mini Racing Start quindi chi è interessato a mandare l'iscrizione si affretti perché ormai gli ultimi posti stanno per, per svanire sì. e, Forza, vi aspettiamo. No. Lui eh, non può iscriversi chi sarà vincitore. Certo, che può iscriversi, <ride> puoi, puoi iscriverti allora. Noi ringraziamo chiaramente i nostri ospiti. Anche questa Buonasera. sera Driver Buonasera. vi saluta Grazie. Grazie e vi dà l'appuntamento ovviamente alla prossima settimana. Grazie a tutti, buona serata, ciao ciao. Serata. ciao.